Marco Barilla, titolare del Western Union Phone Center qui all'inizio di Via Martiri, sta sollevando un problema, quello del controllo da parte dei carabinieri dopo i fatti di cronaca accaduti qui in questo quartiere. I controlli però sono stati effettuati, mi diceva, solo al suo negozio. Cosa è successo? Sì, praticamente l'altro ieri la mia collega mi ha telefonato, io non ero qui, dicendomi che c'erano i carabinieri sulla porta dentro al negozio che chiedevano i documenti alle persone che entravano, ai nostri clienti che entravano nel negozio. Cosa chiedete voi in questo momento? La vostra attività è aperta da 14 anni e voi dite non è mai successo nulla. Sì, esatto, 14 anni che io ho questo negozio, non sono mai successi i fatti di cronaca, e sono attività regolarizzate con le licenze, chiediamo i documenti alle persone che vengono a mandare i soldi. E noi chiediamo un controllo, ci mancherebbe, della zona, delle pattuglie che passino più spesso durante la giornata, però non nello specifico solo della mia attività. Ci tenete a ribadire proprio questa importanza dei controlli, controlli che ora non sono regolari, sono appunto estemporanei, arrivi di pattuglia in maniera estemporanea in casi eccezionali. Chiedete però dei controlli regolari anche per la questione di sicurezza, ovviamente. Sì, esatto, praticamente noi chiediamo che ci sia più controllo. Magari delle pattuglie che a diverse ore della giornata passino a controllare la zona, e comunque c'è sempre bisogno, che però vengano controllati un po' tutta la via, ci sono varie attività perché la via Martiri è anche abbastanza lunga, e che vengano controllate anche tutte le anche altre attività che ci sono presenti nella via, non solo la mia attività. Vi siete praticamente sentiti presi un po' di mira sostanzialmente? Praticamente sì, perché poi leggendo anche i giornali, gli altri articoli sul vostro giornale, praticamente è su foto solo del mio negozio, quando invece ci sono macellerie, negozi etnici, come è stato detto nell'articolo, però leggendo l'articolo e vedendo le foto sembrava che in via Marte ci fosse solo il mio negozio, invece ci sono anche altre attività, parrucchieri, negozi etnici, alimentari, macellerie di stranieri. Quindi se i controlli devono essere effettuati, che vengano effettuati su tutte le attività? Sì, praticamente sì, chiediamo che ci sia controllo, ci mancherebbe, siamo i primi, che però vengano effettuati anche su tutte le altre attività che ci sono presenti in via Marte.